11 monoposto per la prima gara della neonata Italian Formula 3 European Series. Sul circuito Riccardo Tormo di Valencia, molti sono gli esordienti provenienti dalla Formula Abarth, ma il dominio del primo weekend di gara è di Prema Power Team. Dopo aver ottenuto entrambe le pole position con l'italo americano Eddie Cheever, oltre al secondo e al terzo tempo con Enrique Martins e Brandon Maisiano, il team vicentino monopolizza il podio delle prime due gare, mettendo a segno una doppia tripletta che mai si era vista nella storia della Formula 3. In gara 1 è tutto facile per il pilota figlio d'arte Eddie Cheever. L'italoamericano, partito davanti a tutti, non lascia mai il controllo della gara e anche dietro di lui le posizioni rimangono invariate per tutto il corso della gara, con Enrique Martins, il pilota brasiliano new entry nel campionato di Formula 3, davanti al francese di Ferrari Driver Academy Brandon Maisano. Allo start qualche problema per il pilota di Latina Mario Marasca in forza al team BVM, che rimane fermo in griglia per qualche istante prima di riuscire a partire. Poche le emozioni durante la prima gara, infatti il terzetto Prema prende largo e nessuno riesce a tenere il passo. L'unico che riesce a stare vicino ai biancorossi è Sergei Sirotkin, il russo di Euronova che nel weekend di gara di Valencia, oltre ad essere impegnato con le tre gare di Formula 3, ha affrontato anche la doppia gara di AutoGP ed entrambi i campionati gli hanno riservato ottimi risultati. Dopo i 22 minuti più un giro della prima gara stagionale è Eddie Cheever a passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Sì, sono contentissimo, la gara è andata alla perfezione, anche le due qualifiche. Adesso vediamo la prossima, speriamo bene anche là. È un campionato con piloti fortissimi come Maisano, anche pilota della Ferrari. Sì, spero di poter vincere più gare possibile e andare sempre forte. Dietro all'italo americano arriva l'esordiente nella Italian Formula 3 European Series, Enrique Martins, il pilota brasiliano di Prema che ha già una buona esperienza a livello di monoposto nonostante la sua giovane età. Terza piazza per il francese di Ferrari Driver Academy Brandon Maisano, che non è del tutto soddisfatto della propria gara. Quarta posizione per Sergei Sirotkin, che precede sul traguardo un ottimo Gerard Barrabeig, il pilota catalano del team Ghinzani, che a Valencia ha sfoggiato la nuova livrea rosso-celeste per le sue monoposto. Gara 2 vede ancora l'intero Prema Power Team nelle prime tre posizioni in griglia, mentre al quarto posto si inserisce l'unica My Gale del campionato, quella di JD Motorsport, assegnata al giovane padovano Riccardo Agostini. In partenza il poleman Eddie Cheever ha qualche esitazione e i suoi compagni di squadra non perdonano. Infatti alla prima curva davanti a tutti c'è già il giovane brasiliano Enrique Martins, seguito da Maisano. Cheever si deve accontentare della terza piazza. Alle loro spalle Gerard Barrabeig riesce ad infilare Agostini in partenza e si va a formare un gruppetto in lotta aperta nel quale entra anche il compagno di team di Barrabeig, Robert Visoglio. La lotta per la quarta posizione è molto accesa sino al settimo giro, quando Riccardo Agostini porta la sua My Gale davanti a quella del catalano. Nel frattempo il gruppo è diventato più folto con il recupero spettacolare di Mario Marasca. Il pilota di BVM passa prima a Sergei Sirotkin nel corso della quarta tornata, poi arriva alle spalle di Visoglio e lo passa conquistando la sesta posizione. Al quindicesimo giro Visoglio cerca di infilare il pilota di Latina, ma il tentativo non va a buon fine, anzi ne approfitta Sirotkin che guadagna una posizione sul rumeno. Mario Marasca è scatenato e a pochi minuti dal termine della gara tenta di passare Barrabeig per ottenere la quarta posizione. Il portacolore di BVM però viene risucchiato dalla scia del catalano e non riesce a fermare la propria Dallara, che all'ultima curva va larga nella sabbia. Nonostante l'escursione, Marasca riesce a riprendere la gara e a conquistare la nona posizione. Sotto la bandiera a scacchi è però Enrique Martins a fare festa, vincendo la sua prima gara alla prima presenza in Formula 3. Sì, è stata una gara bellissima, sono partito molto bene, ho superato gli altri ragazzi della mia squadra, sono fatto un buon ritmo all'inizio, ho avuto un vantaggio, dopo mantenerlo non era difficile, abbiamo fatto tutto giusto, la macchina era perfetta, non sono sbagliato, quindi sono vinto. Domani
fare una gara con testa, non sbagliare, non picchiare, perché comunque è così per tutti. Eddie parte dietro da me, che è in lotta per il campionato, quindi fare una gara con la testa e basta. Dietro al brasiliano taglia al traguardo il pilota di Ferrari Driver Academy, Brandon Maisano, a soli 7 decimi dal verde oro. Terzo posto per Eddie Cheever, che non è contento della prestazione in gara, partendo dalla pole position. Ottima quarta posizione per l'italiano di JD Motorsport Riccardo Agostini. Ottima quarta posizione per l'italiano di JD Motorsport Riccardo Agostini. Il padovano si è ben comportato nella seconda gara con l'unica Maiguel schierata in pista sotto gli occhi del numero uno della casa francese. In tre, in un secondo, dal quarto al sesto posto con Gerard Barabeig, che anticipa sul traguardo Sergei Sirotkin e Robert Visoiu. Arrivo al photo finish invece tra Yoshitaka Kuroda, il giapponese di Euronova, e Nicolas Latifi, l'italo-canadese proveniente dai kart, in forza al team BVM. A spuntarla è Kuroda, che riesce a tenere le ruote davanti a quelle del nordamericano. Gara 3 vede la pole position di Patrick Niederhauser, sesto in gara 1 e quindi pole man della sprint da 15 minuti più un giro. Al suo fianco parte Gerard Barabeig, mentre in terza posizione c'è Sergei Sirotkin. Al via Patrick Niederhauser riesce a tenere la testa della gara, mentre il catalano del team Ghinzani deve cedere la posizione a Sergei Sirotkin, che come lo svizzero di BVM ha conservato un treno di pneumatici nuovi per la gara più corta del weekend. La strategia delle due squadre romagnole è vincente, infatti i due campioni in carica della Formula Abarth European Series e del campionato italiano di Formula Abarth riescono a prendere largo, seguiti a distanza dal catalano Barabeig. Al secondo giro Mario Marasca mette fuori dai giochi Nicolas Latifi. I due compagni di squadra in BVM entrano in contatto in fondo al rettilineo dei box ed è Latifi a pagarne le conseguenze, con la sospensione anteriore che non resiste al contatto con il pilota di Latina. Spettacolare quanto innocuo l'incidente che coinvolge il canadese, che salta sul cordolo prendendo il volo. Marasca viene punito per la manovra scorretta nei confronti di Latifi con un drive-thru che ne compromette la gara. Dietro al duo di testa e a Barabeig, il terzetto Prema Power Team procede molto vicino, ma nessuno si azzarda a compiere sorpassi rischiosi che possono essere deleteri per il prosieguo del campionato. Solo Robert Visoiu nel corso del nono giro infila Riccardo Agostini per la settima posizione. Sul traguardo è quindi un podio proveniente tutto dalla Formula Abarth, con Patrick Niederhauser che stupisce tutti in quanto ha provato la Dallara del team di Giuseppe Mazzotti solamente nella seconda giornata di test al Hungaroring, oltre alle prove libere di Valencia. Yeah, for me this is just amazing, I have to say, because we really I didn't know that I drive for a long time. È semplicemente stupendo già il fatto di essere qui e prendere parte a questo campionato, dopo che ho potuto affrontare solamente una giornata di test. Dopo un test difficile a Budapest, sono arrivato direttamente alla gara di Valencia senza provare come gli altri ragazzi che hanno già un anno di esperienza o molti altri test. Sono solo molto felice ora. Quest'anno farò la GP3 con Jenser Motorsport e proverò a fare il maggior numero di gare possibili qui in Formula 3. Jens Motorsport is here and yeah, I will try to do as much races here in Formula 3 Italian Series as possible. Seconda posizione per il campione in carica della Formula Abarth European Series Sergei Sirotkin, in un weekend per lui molto difficile con 5 gare all'attivo. Sul gradino più basso del podio sale Gerard Barabeig, anche lui autore solamente di 2 giornate di test con la Dallara di Ghinzani. Il catalano si è trovato subito a suo agio e non ha avuto problemi ad andare subito a podio. Dietro al catalano, in 6 secondi, sono racchiusi ben 6 piloti comandati dal terzetto di Prema, che conquista la quarta piazza con Brandon Maisano, seguito dai suoi compagni Enrique Martins e Eddie Cheever. Altro arrivo al photo finish per Yoshitaka Kuroda, che tenta di beffare Riccardo Agostini sul traguardo, ma rimane dietro di qualche centimetro. Nella classifica generale a comandare il brasiliano Enrique Martins con 42 punti, solo 2 in più del compagno Eddie Cheever. A 34 punti c'è il terzo alfiere di Prema, Brandon Maisano, mentre quarto e quinto sono Sergei Sirotkin e Gerard Barabeig, distanziati di una sola lunghezza con 25 e 26 punti.
Prossimo appuntamento con la Italian Formula 3 European Series il weekend del 6 maggio sul circuito del Hungaroring, dove la serie europea del campionato italiano di Formula 3 affiancherà ancora i campioni del mondiale di turismo WTCC.